Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Nei giorni in cui Alfonso Signorini sta cercando di allestire la prossima squadra che spera vincente e del Grande Fratello VIP 7, il suo nome continua ad aleggiare sulla casa nonostante non sia stata confermata come opinionista dallo stesso conduttore del reality. I giorni passati ce l'hanno descritta contrariata per via della mancata conferma. Adesso una sua intervista ce la fa vedere sotto una luce completamente diversa. E un'Adriana Volpe estremamente tranquilla, che parla serenamente di questa ultima parte della sua carriera professionale, partendo proprio dalla mancata conferma come opinionista al Grande Fratello VIP. Cosa ha detto la conduttrice di Trento? Logico partire dalla coda della stagione, ovvero quella che ha portato Alfonso Signorini a non confermare Adriana Volpe come opinionista al Grande Fratello VIP. Alla confermatissima Sonia Bruganelli, il conduttore ha voluto affiancare un altro volto notissimo, quello di Orietta Berti. Nell'intervista rilasciata al settimanale Mio, proprio sulla signora Bonolis Adriana Volpe si è espressa in questi termini, se l'ho più sentita? Sì. E una collega che stimo molto, soprattutto come imprenditrice, queste le sue parole riportate da Gossip TV.com. Anche riguardo la sua esperienza come opinionista ha conservato un ottimo ricordo, GF VIP mi ha dato tanto, e, un programma che ho nel cuore, mi ha permesso di avere un contatto speciale con il pubblico perché mi ha fatto conoscere per quella che sono. Parole dolcissime per tutti, quasi a voler scansare qualsiasi forma di polemica. E proseguendo su questo filone buonista, sono arrivate anche le parole dedicate a Maurizio Costanzo. Cosa ha detto la conduttrice al noto giornalista romano? Ha ragione Maurizio. Qualche giorno fa il noto giornalista aveva espresso un'opinione precisa riguardo Adriana Volpe, asserendo che doveva riprendere a fare la conduttrice poiché si era un po' persa cercando di ricoprire ruoli diversi in maniera frenetica e poco lucida. Ed i risultati si erano poi visti. Adriana Volpe ha risposto dicendo che il grande giornalista ha perfettamente ragione. Maurizio Costanzo ha analizzato perfettamente, secondo la conduttrice trentina, il momento attuale della sua carriera ed il suo consiglio di ritornare alla conduzione lo ritiene il più giusto possibile, poiché è la cosa che lei sa fare meglio. Quindi tutto è bene ciò che finisce bene. Prima di andare in vacanza con la sua amata figlia Giselle, la conduttrice ha voluto dispensare parole dolci per tutti. Ha davvero sepolto l'ascia di guerra. La risposta definitiva non tarderà ad arrivare. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.